Вот и новое видео на этом канале. Я рада, что ты снова здесь. Мы будем изучать русский язык, потому что это важно и интересно. Поехали! Proseguiamo con l'apprendimento della lingua russa. Su questo canale parliamo molto in russo. Tu senti una domanda, rifletti durante la pausa che ti faccio, poi rispondi con calma e ascolti la versione corretta, anzi una delle versioni corrette. Quante persone ci sono, tante possibili risposte ci possono essere. In questa lezione inizieremo a studiare una delle forme declinate dei pronomi possessivi, quelli che in italiano si chiamano gli aggettivi possessivi, mio, tuo, nostro, di loro, suo, eccetera. Se vogliamo dire ho guardato il loro film, oppure tu hai visto la mia macchina, i possessivi, il loro, la mia, si declinano, si declinano al caso del complemento oggetto, oppure al caso accusativo. Andiamo in ordine. Per prima cosa ripassiamo i pronomi possessivi così come li conosciamo. Come si dice in russo? Tuo, nostro, mio, di lei, di lui. Ripassiamoli. Sicuramente ricordi queste parole, ma ogni tanto gli diamo una rispolverata. Ci ricorderemo che i pronomi possessivi in russo cambiano forma in base al genere dell'oggetto posseduto e numero. Come in italiano, mio lavoro, però mia pizza, come anche miei amici. Ma se un oggetto che appartiene alla terza persona ha un lui o lei o essi, non cambia forma in base all'oggetto posseduto, rimane sempre invariato, deve rispecchiare però il genere del possessore. Suo di lui è una parola, suo di lei è un'altra parola. Je vaux téléphone, je vaux je téléphone, Я говорю а ты повторяешь мой моя мою мои твой твоя твою твои наш наша наше Nasce, washa, Vas, wasce, was, je jevu, jeju, ich. Benissimo, ricordiamo questa cosa quello che appartiene alla prima. E seconda persona, non importa se singolare o plurale, cambia forma in base all'oggetto posseduto. Quello che appartiene alla terza persona non cambia forma in base all'oggetto posseduto. Proseguiamo. Vai avanti molto bene. Ora ripassiamo quello che abbiamo imparato del caso accusativo del video 6 del corso base 2 di questo canale. In quella serie dei video abbiamo imparato a declinare i sostantivi al caso accusativo. Si trattava solo del singolare, niente plurale per il momento. Ripassiamo allora quel che ci interessa oggi per studiare i pronomi possessivi. Il fatto è che non Tutte le parole russe cambiano la loro forma all'accusativo. Molte di esse restano alla stessa forma del nominativo. Bene, la stessa cosa vale anche per i pronomi possessivi che studieremo adesso. Inoltre ci interessa questo. L'informazione più importante di questo video la trovi proprio qui. Le parole del genere femminile che finiscono per le lettere A. E all'accusativo cambiano quest'ultima lettera in U e U rispettivamente. Ottimo! È proprio questa la regola chiave del video di oggi. Però adesso vedremo tutto in più dettaglio. Cosa accade se dobbiamo declinare i pronomi possessivi all'accusativo? Nella frase Questo è il mio lavoro, la parola mio rimane al nominativo, ovvero al caso di base. Non la decliniamo. Eta, maià, rabota. Ma se tu dovessi chiedere, per esempio, Tu conosci il mio lavoro?, la parola mio si declina in russo. Non descrive né il soggetto della frase né la parte nominale del predicato. Non possiamo lasciarla al nominativo. Il lavoro qui è un complemento oggetto. Tu, Bene, impariamo le forme dei pronomi possessivi al caso accusativo. Dovremo dividere questa regola in almeno due parti. La prima semplicissima, dove non devi imparare nulla di nuovo, nella seconda invece alcune forme nuove le dovremo affrontare. Vediamo degli esempi. Мы экономим ваше время. Они строят твой дом. Я изучаю их проект. Le parole tempo Casa e progetto sono animate o inanimate? Sono inanimate. Questo è importante nella grammatica russa. Ci sono delle parole di genere femminile qui? No. Tempo, casa e progetto in russo non sono femminili. Vremia è neutro, è un'eccezione. Dom è maschile. Praect è maschile. Diamo un'occhiata ai possessivi. VASCE, tuoi, ich, vostro, tuo, di loro. Sono declinate al caso accusativo, ma la loro forma è cambiata rispetto alla forma base che abbiamo appena ripassato? No, è sempre la stessa. Ecco la prima parte della regola del caso accusativo dei possessivi. Se descriviamo un sostantivo inanimato, maschile o neutro, al singolare o al plurale, il pronome possessivo rimane alla stessa forma del caso nominativo. Se descriviamo un sostantivo animato, maschile, al singolare o al plurale, il pronome possessivo cambia forma, la prende dal caso genitivo, che per ora lasciamo lì dov'è, arriverà il suo momento. Oggetti animati, neutri, non esistono. Molto bene, se hai seguito tutto finora sei a un buon punto. Facciamo subito un breve esercizio di traduzione, seguendo esclusivamente la prima parte della nostra regola. Tradurrai ogni volta due frasi, dove lo stesso pronome possessivo svolgerà diversi ruoli sintattici, eppure, seguendo la nostra prima regola, rimarrà sempre alla stessa forma, perché descriverà oggetti inanimati. Via, la prima è: Questa è la mia casa. Loro hanno costruito la mia casa a lungo. È la mia casa. Moi, dom. Duolga. Andiamo avanti. Questo è il progetto di lei. Io studio il suo progetto adesso. Eta iiyo project. Ia izuciaiui iiyo project. Si cias. Ecco la prossima. Questo è il nostro tempo. Loro risparmiano il nostro tempo. Это наше время. Они экономят наше время. Отлично. sta andando avanti in una maniera eccellente. Finora abbiamo parlato il russo descrivendo degli oggetti e nozioni astratte inanimati, maschili e neutri, con i pronomi possessivi. La mia casa, il nostro tempo. Ma vediamo ora la seconda parte della regola. Ti dico già adesso una cosa, ci sarà anche una terza parte, ma la vedremo molto più avanti, dopo aver studiato il caso genitivo, perché è da lì che prenderemo le forme che rimarranno. Dunque, gli esempi per la seconda parte della regola sono questi. Io ci ho un'altra parte. Anna, mi ha un'altra parte. Voi potete vedere la musica. E Che cosa accade qui? Sono apparse delle U e U finali, ma non in tutte le frasi. Vashu e maiu sono le forme modificate che vediamo in questi esempi. Ievo e ich sono le due forme che abbiamo già visto in passato e non sono modificate per niente, anche se qui decisamente sono declinate al caso accusativo, perché descrivono un complemento oggetto. Di che genere sono le parole che stiamo descrivendo? Il libro, la sorella, la musica, il lavoro? In russo sono tutte femminili. Sono animate o inanimate? Ci sono sia parole animate sia quelle inanimate. Perfetto, c'è una logica in tutto ciò. Ecco la nostra seconda parte della regola. Se descriviamo un sostantivo di genere femminile, animato o non, guardiamo a chi appartiene l'oggetto. Per i possessori alla prima o seconda persona la forma cambia. Maya diventa Mayu. Nasha diventa Nashu eccetera. Se il possessore è la terza persona, la forma resta invariata. Praticamente la stessa regola può essere spiegata in un modo molto più semplice, se a qualcuno piace, i pronomi possessivi che al nominativo finiscono con a e ia prendono la u o u rispettivamente. Tutti gli altri pronomi possessivi al caso accusativo rimangono così come sono al nominativo tranne appunto la terza regola che vedremo più avanti, quella dei maschili animati e del plurale animato. Eta tvoya sestra, ma ya ja, sestru. Un altro esempio, vasha kniga qui, ma my chitayem vashu knigu. E poi abbiamo eta musica, è la musica di lui che ha composto lui, terza persona. Ecco perché all'accusativo non cambia nulla. Non guardiamo il soggetto della frase, tutto il resto non ci interessa. Ci concentriamo esclusivamente sul gruppo delle parole che hanno a che fare con il pronome possessivo. La parola musica cambia comunque perché segue la sua regola grammaticale, è un sostantivo e segue le regole dei sostantivi, ma la parola ievo non è un sostantivo, è un pronome possessivo e non ha altre forme. È sottinteso che è declinato al caso accusativo eppure rimane così come di base. Facciamo un bel inspiro. Il nostro cervello ha bisogno di molto ossigeno quando affronta nuove regole. E andiamo a vedere la tabella riassuntiva prima che parliamo in russo. A sinistra, sleva. Vedi i pronomi possessivi così come li abbiamo imparati nei video 34-39 del corso base. A destra, sprava, trovi le forme declinate, il nostro obiettivo di oggi. Come vedi, questa tabella riporta quanto hai sentito e visto finora. Finché l'oggetto di cui parliamo è inanimato ed è maschile o neutro, il suo possessivo non cambia, non all'accusativo. Se è femminile, allora lo dobbiamo declinare, a prescindere dal fatto se è animato o inanimato. La IA ja finale diventerebbe U, la A diventerebbe U alla fine di questo pronome possessivo. Nella tabella mancano alcune informazioni perché sei ancora a livello A1 non completato. Per il momento ci ambientiamo con tutte queste forme e solo dopo potremo affrontare i possessivi che descrivono sostantivi animati, maschili e plurali. Abbiamo scelto il ritmo giusto per non essere sovrastati da troppe informazioni. Affrontiamo una cosa alla volta. A qualcuno questa tabella potrà sembrare troppo facile e incompleta. Ad altri troppo complicata e richiedente molto tempo per essere studiata. Ad ogni caso ho cercato di livellare la regola un po' per tutte le esigenze e ora andiamo a mettere queste forme in pratica. In questa conversazione sentirai le domande che inizieranno con la parola di chi. Di chi è la storia che lui racconta? Se ti ricordi, questa parola in russo ha diverse forme, ma qui sentirai sempre la stessa forma, di chi al femminile, declinata all'accusativo. È la parola cià, che all'accusativo, essendo femminile, deve cambiare per forza. Come cambierà secondo te? cia diventa ciu perché è il caso accusativo bene allora io ti faccio domande che tutte iniziano con ciu di chi? di chi è la storia che questo signore racconta? ciu istoriu un rascasvet? ciu istoriu un rascasvet? è la storia di qualcuno di noi su questo schema Ogni volta si sottolineano quelli che sono i personaggi della storia. Tu consulti lo schema nel quale tu ti trovi na verhu in alto a sinistra, è la scritta io, cioè sei tu. e Io mi trovo na verhu in alto a destra, è la scritta tu, Anna. Se si tratta di noi, si sottolinea noi, se si tratta di voi, si sottolinea la scritta voi. Sono degli immaginari interlocutori ai quali tu rispondi dicendo è la vostra storia che lui racconta. Proviamo. È da E tu mi rispondi kon on raskazovat moyu istoriyu. Čiu istoriju on raskazyvaet? E tu probabilmente hai detto Onras kazavet, ich istorju. La parola storia cambia al caso accusativo perché segue le regole dei sostantivi. Ma la parola ich è un pronome possessivo, non può seguire la regola dei sostantivi. E all'accusativo questa forma in particolare rimane sempre invariata. Kyu istorju onras kazavet. Он рассказывает твою историю. Чью историю он рассказывает? Он рассказывает его историю. Чью историю он рассказывает? Он рассказывает вашу историю. Чью историю он рассказывает? Он рассказывает нашу историю. Чью историю он рассказывает? Он рассказывает ее историю. Spero che ti sia trovato o trovata bene con questo esercizio. Gli schemi aiutano moltissimo nell'apprendimento delle lingue straniere, velocizzano notevolmente l'apprendimento della grammatica e in genere ti fanno trovare molto a tuo agio con le nuove forme. Se hai riconosciuto alcuni dei personaggi, scrivilo nei commenti. Nel prossimo video completiamo lo studio dei pronomi possessivi al caso accusativo facendo delle conversazioni di diversi tipi didattici. Ci allontaniamo sempre di più dall'essere chiamati principianti. Ripassa il più possibile le vecchie lezioni. Non esitare di tornare indietro. Molto spesso andare avanti vuol dire tornare indietro e rivedere cose difficili ancora una volta. Sì, è sinonimo di andare avanti. Nello studio di una lingua straniera, più ripassi e più vai veloce con le nuove regole. Può sembrare un paradosso eppure funziona alla grande. Iscriviti a questo canale se non l'hai ancora fatto e metti mi piace. Un caro saluto, a presto, da Scurova, пока Securamente recordi questo parole, ma on itol di dia У меня уже все тут съехало Время 12.05 сейчас. Как я долго готовила это видео. Как я долго готовила это видео. Это было что-то с чем-то. Вообще невозможно было сформулировать правила. То есть, вот, ну, по-всякому, просто вот уже по-всякому я подходила к этому правилу со всех сторон. Вообще невозможно было сформулировать что-то вот, ну, попроще, попроще, чтобы вот прям человек сразу понял правила. То есть пришлось его делить на несколько частей. В общем, это было э, не очень легко.